Segue in Consiglio regionale il confronto sul nuovo piano regionale dei rifiuti. Questa settimana l'Assemblea ha discusso 30 emendamenti del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia su diversi temi. L'esame del testo e delle proposte di modifica continua nella prossima seduta. Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e quello della Repubblica Federale Tedesca Joachim Gauck hanno partecipato al Teatro Regio di Torino all'Italian German High Level Dialogue, il tavolo di dialogo italo-tedesco inaugurato nel dicembre 2014. Si è conclusa la terza edizione del Piemonte Visual Contest, dedicato alle trasformazioni della regione. 3 i lavori premiati nelle rispettive categorie, con progetti centrati sulla raccolta differenziata nei comuni della regione Piemonte 2011-2014, sulla mobilità e sulla città metropolitana. La lotta contro lo spreco alimentare, riassunta nell'hashtag Uniti contro gli sprechi, è stato il tema del terzo raduno regionale dei 47 consigli comunali dei ragazzi, che si è tenuto a Novara. Suddivisi in gruppi, i giovani hanno redatto un decalogo contro gli sperperi e per una sana alimentazione. Si è aperta a Palazzo Lascaris la nuova edizione di Ragazzi in Aula, il progetto di Open Government rivolto ai giovani delle scuole superiori, che entrano in Consiglio regionale per conoscere i processi decisionali dell'Assemblea. Lo sport è il tema di quest'anno. Un concerto per ricordare gli attentati avvenuti a Parigi, Bruxelles e in altre parti del mondo e ribadire che la musica e la cultura non hanno muri. L'iniziativa dal titolo Nous tous pour Paris, Bruxelles et autres è stata promossa dal Comitato regionale per i diritti umani. La Consulta femminile ha festeggiato i 40 anni di attività con un convegno a Rivoli dal titolo 1976-2016, 40 anni con le donne. L'evento è stato accompagnato dal concerto Women Forever, organizzato con l'associazione Svolta Donna Onlus e realizzato dai musici in concerto.